ci sono dei momenti in cui ti fermi. È veramente difficile capire quando fermarsi. Quando girarsi e godere del paesaggio o di quello che hai fatto. Come dire, Alessandro, fermati e guardati attorno. Io mi riconosco nel triathlon come un atleta di resistenza o comunque un atleta che ha tanta energia da investire, da spendere. L'energia vitale che sento è un po' come un vulcano. Il triathlon mi ha aperto un mondo veramente nuovo. Sono discipline che mi danno contatto con la natura. E il contatto con la natura mi dà energia. E l'energia che c'è fuori è l'energia che abbiamo dentro. E con il triathlon riesco a concretizzarla. E ora è tempo di non fermarmi, perché è un po' come la vita. La vita comunque fluisce e quindi è tempo di aggiungere nuovi scalini alla mia scala. Non so dove mi porterà questa scala, però sono sicuro che mi porterà in alto, perché le mie ambizioni sono alte, ma soprattutto la voglia di emozionarmi è alta. Quello che sento è che la vita non è tanto data dalla materialità delle cose che raggiungo, ma dalle emozioni che riesco a percepire e che mi porterò sempre nel cuore. Ci sono molti fattori che influenzano il risultato: l'allenamento, la quotidianità, le emozioni, le paure, la rabbia. Per poi finire invece in un aspetto che prende un'importanza corposa, che è l'alimentazione.